Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo vlog. Allora, per me oggi è il 14 dicembre, no, 15, e per voi sarà il 27esimo vlogmas. Io oggi ho una mattinata bella piena, sono sola, Alex è ancora a casa in dad, sono le 8:20, i gemelli sono a casa con mia suocera e oggi devo andare a fare un bel po' di spese, devo andare a fare la spesa grande, devo andare alle Sirene Blu, devo andare in due negozietti che mi servono due o tre cosine e quindi vi porterò con me. Ma prima di tutto ci prendiamo il caffè, a dopo! Qua ragazze, sono finalmente a casa, arrivata da una mezz'oretta, infatti sono le 12:50, mi sono lavata perché veramente un macello di gente, ovviamente essendo periodo di Natale. Allora, come avrete visto dal titolo, in totale ho speso 500 euro. Ho fatto veramente tanta spesa, poi essendo sotto Natale ho preso anche magari qualcosina in più. Allora, in macelleria ho speso 42 euro. Poi sono stata alle Sirene Blu in cui ho speso 95 euro e sono andata in farmacia e ho speso 105 euro. Infine sono andata alla Coop e ho speso 255 euro. Più sono stata a stampare delle foto del matrimonio e dei bambini, ma vabbè, non l'ho messo dentro, ho fatto diversi giri e infine ho fatto un piccolo acquisto per la casa. Per queste porta camomille, porta Eccoci. Questo qui è camomille, la porta poi porta camomilla e tè. porta tè, c'è dentro tanto spazio, l'ho pagato 10 euro e 50.
50. E ne avevamo uno simile. Allora, questa è una spesa per 16 giorni. Quindi in macelleria ho preso le solite fettone di carne, ne ho presi 3 pacchi e saranno 3 cene a base di carne. Indicativamente faccio la carne il giovedì e il sabato. Qui ci sono le altre 3, sono un po' più piccine. Poi ho preso della cotta per 2 cene a base di cotta, del macinato, ho preso 2 pacchetti di macinato per una cena con lasagna, una cena con pasta al ragù, questo è l'altro macinato. Infine ho preso delle fettine di pollo fini per mia suocera, perché quando faccio la coppa di suino lei non piace tanto. Ho preso del pollo che mi hanno incartato uno per uno, sì, è tutto pollo. No, sopra. No. E infine un altro di cotta, quindi insomma un bel po' di carne. Adesso metto via la carne e vi faccio vedere tutto il resto. Eccomi qua. Allora, iniziamo con la spesa della coppa. Scusate, ma ho proprio la luce del sole di fronte. Allora, iniziamo, che c'è un po' di roba. Allora, ho preso 2 cavolfiori bianchi per 2 kg, 3,09 euro, che uso soprattutto per le pappe dei gemelli. Ho preso i flauti alla stracciatella, 1,69 euro, mi aveva consigliato una ragazza sotto un commento di un video, per Alex, perché stiamo facendo un po' a meno delle Kinder. 2,92 euro tisana rilassante, buonissima. 1,90 euro il crudo. 65 centesimi latte, ne ho presi in tutto 5. 3,28 euro, 4 scatoline di Mare Blu, il tonno. 94 centesimi, prezzo super, i fruttoli per i gemelli che veramente lo adorano. 1,29 euro pancetta. 1,19 euro salame Milano. 1,68 euro 3 lattine di polpa di pomodoro marchio Coop. 2,32 euro le olive. I Saike Bon li ho presi 2, sia per Alex che per mio marito, che piace a tutti e due, 75 centesimi l'uno. Ho preso queste frolle ripiene al cacao, 89 centesimi, marchio Coop. I soliti microcrismi per i gemelli, 1,80 euro per 6 pezzi. 3,82 euro in offerta lo spray che uso per la pulizia del naso dei gemelli, altrimenti costerebbe 6,90 euro. 65 centesimi yogurt magri bianchi, 75 centesimi soffritto marchio Coop, 59 centesimi mozzarella, in offertissimo 83 centesimi la salsa Mutti che io adoro, 3,09 euro fetta al latte per Alex per cambiare qualche merenda o colazione. Ho preso poi la tartare di salmone, 4,99 euro, perché farò, vi avevo fatto vedere una ricetta con riso tartare salmone al tonno Philadelphia, veramente buonissima, la cosiddetta poke, non so se a voi piace, a me tantissimo. 1,50 euro le mie spugne preferite marchio Coop. 1,09 euro in offerta il grattugiato Biraghi. 65 centesimi un'altra confezione di yogurt bianco e 99 centesimi sardine e una busta è andata. Dopodiché ho preso 2,70 euro, mi pare fosse sì, 2,70 euro le banane. Aspettate che sposto così ho un po' più di spazio. Ecco. Poi 79 centesimi il pan bauletto, 99 centesimi tipo patatine ma della Tuc, quindi più cracker, 10,06 euro 3 kg di zucchine, che sapete che noi
ne usiamo tante ora, di più perché per i gemelli. Vi sposto di qua, forse va meglio per la luce. Un'altra confezione di fruttolo, 94 centesimi. Allora, adesso inizia la parte dei surgelati. 1,79 euro i broccoli, 400 grammi. 79 centesimi rucola. 1,78 euro mi sembra, 16 simil sottilette. 1,69 euro minestrone, 1 kg marchio Top. 1,99 euro un chilo di piselli marchio Top. Un altro chilo di minestrone, 2,85 euro 400 grammi di carciofi marchio Top. 1,69 euro gli spinaci, 1 kg. 2,65 euro un chilo di tegoline. Un'altra busta è andata. Ho provato a prendere questo miele balsamico, che con questi tempi non è mai abbastanza. 4,99 euro questo marchio, non l'ho mai provato. Questa busta è andata. Ho poi preso, allora, le solite bustine di patatine che prendo per Alex, tipo Fonzi, 6 per 1,22 euro. 1,75 euro i muesli, sempre per Alex. E frolle ripiene, ma con la crema, 89 centesimi, cava mio marito. L'altro Saike Bon, 75 centesimi. 2,05 euro la Montana. 2,36 euro in offerta ancora la soluzione fisiologica. 89 centesimi gnocchetti di patate. 2,02 euro 2 kg mi sembra che siano di mandarini marchio Pop. Un'altra busta di Tuk, 99 centesimi. 1,09 euro un'altra di grattugiato. 94 centesimi un altro di fruttoli, questo è Liam. 1,19 euro salame Milano. 99 centesimi di Oster Woody. Pancetta 1,29 euro perché sono due pranzi con la carbonara. Grana padano 4 euro. 1,88 euro gorgonzola marchio Top. 1,35 euro 5 pacchettini di simil waffle per le merende di scuola di Alex. Carote 95 centesimi per un chilo. 2,12 euro i soliti peperoni, ma sono un po' aumentati, di solito erano 1,88 euro. 1,69 euro un'altra busta di broccoli. 2,99 euro in offerta il caffè Kimbo. 1,99 euro simil galbanino marchio Cop, ve lo consiglio perché è buonissimo. 75 centesimi un'altra di rucola. 85 centesimi i premietti per cookie. 1,77 euro le sottilette cremose della Kraft. E la tartare di tonno che vi dicevo prima, 4,99 euro. E un'altra busta è andata. Allora, aspettate che metto via. Poi ho preso. Allora, due confezioni di uova, 1,69 euro l'una. Io le metto sempre in parte, altrimenti faccio i disastri. I dadi, 1,35 euro mi sembra, della Star. No, Alex, li do? No. 1,39 euro prosciutto cotto. Ho preso giusto da avere un brodo già fatto, anche se ovviamente è meglio farlo in casa, 1,35 euro. Un altro pacchetto di sardine, 99 centesimi. 1,75 euro il burro. 49 centesimi la birra, ne ho prese 4. 1,15 euro mi sembra l'insalata quella ricca. 89 centesimi, due merendine per scuola per Alex.
89 centesimi un altro pacchetto di gnocchetti, 1,12 euro in offertissima la maionese Heinz, infatti ne ho prese due per quello, al 50% i bocconcini di mozzarella di bufala, quindi da 5,25 euro meno 50, 2,62 euro i kiwi. Ora mi fa, tiro su così. Allora, un chilo di similgrana, 7,39 euro, 99 centesimi lo scalogno, 2 euro i datterini per 400 grammi, un altro pacchettino di cristerini, un'altra confezione di simi waffle, 1,35 euro per 5 pacchetti, un'altra birra, 49 centesimi, vi sposto un momentino, ops, scusate, eccomi qua, un'altra di passata della Mutti, prosciutto crudo, 1,90 euro, 59 centesimi mozzarella, un altro di salsa Mutti, un'altra di grattugiato, 1,09 euro, 1,15 euro un chilo di patatine che uso per i gemelli, 1,69 euro il pane piuma, quello senza crosta, 59 centesimi un'altra mozzarella, un cavolfiore per noi, 1,60 euro. Ho poi preso 2,02 euro la mia cioccolata preferita della Novi, 1,25 euro quella bianca, 3,90 euro. Allora, ho l'ultima busta della spesa, perché anche quella di prima è andata. Forse c'è lo scontrino, no, non è quello. Allora, ho preso comunque due casse di Pasubio, due casse di Dolomia, e ora vi faccio vedere l'ultima busta di spesa. Allora, ho preso del salmone, del filetto di persico, 700 grammi per 11,29 euro al banco dei freschi, 2,02 euro il riso nerone per fare quella ricetta con la tartare di tonno e salmone, 1,22 euro un'altra confezione di patatine, 2,70 euro 3 kg di patate, aspettate che appoggio qui, 1,57 euro la lasagna fresca COP, un'altra busta di insalata, 1,25 euro, i cetrioli, 2 euro, ho preso poi un coperchio che utilizzerò per le pentoline che uso per i gemelli, è la loro misura giusta, 4,90 euro, i booster, 99 centesimi, 3,35 euro il salmone per fare le piadine, soffritto, 75 centesimi, un'altra confezione di bocconcini di mozzarella di bufala al 50%, quindi da 5,25 meno 50%, tre confezioni di latte, 65 centesimi l'uno, l'aceto per le pulizie, 59 centesimi, questo è Liam, 83 centesimi un'altra salsa Mutti, un'altra birretta, 49 centesimi, e un'altra busta è andata. Ora vi tolgo questi, e mi sono sbagliata, ma ho un'altra busta. Allora, 88 centesimi le fette biscottate, 2,97 euro 3 kg di arance, 2,97 euro altri 3 kg di arance, 99 centesimi di booster, 65 centesimi un altro cartone di latte. Ho preso poi il filetto di trota, sono 600 grammi per 9,52 euro. Ho preso queste zucchine chiare, 600 grammi per 2,86 euro.
1,99 euro. C'è anche scritto biscotti oro saiba, 95 centesimi un'altra busta di carte, mezzo chilo di noci, 3,82 euro, 1,59 euro i broccoli, questo 4,23 euro l'olio marchio Farchioni che appoggio qui, un'altra confezione di spinaci da un chilo, 1,69 euro, e 1,67 euro altre tre di polpa. E ho finito. Allora, adesso sistemo tutta la spesa e vi faccio vedere quello che ho preso alle sirene blu. Eccoci qui. C'è pure Liam che tra poco deve fare la nanna. Allora, sono stata in farmacia dove ho preso 5 confezioni di neolatte 2 per i gemelli. Ho preso poi gli omogenizzati di prosciutto, vitello, platessa, un altro di platessa, pollo, ho preso una cremina per loro, tacchino e manzo. Allora, in questa farmacia la carne la pago 2,69 euro / 2,85 euro, sulla carne sono 4 vasetti, mentre il pesce 1,89 euro. Mi trovo molto bene lì, infatti le prendo sempre lì. Infine, alle sirene blu ho preso, allora, della semplice carta igienica, 1,69 euro, guardate che appoggio qui, 1,49 euro in offerta lo Scottex, 2,75 euro in offerta il mio amato Mon Amour, 59 centesimi la candeggina, 99 centesimi le salviette Pampers Sole e Luna, 1,99 euro ho voluto provare queste della Nivea, un'altra Pampers Sole e Luna, 2,29 euro lo shampoo Heads & Shoulder e 2,29 euro il suo balsamo, 99 centesimi dentifricio Acqua Fresh, 1,29 euro salviettine Fresh & Clean, 1,99 euro sacchi dell'immondizia e una busta è andata. Ho poi preso 3 confezioni a 4,90 di pannolini taglia 4 per i gemelli, questi del marchio Carezza di cui vi parlo spesso, sono secondo me l'imitazione fantastica dei Pampers Baby Dry. Infine ero con mia mamma alle sirene blu e mia mamma ha preso 2 giochini per i gemelli, la trombetta 7,90 euro, fa luci, suoni, la chitarra sempre 7,90 euro. E poi ho preso salviettine sempre Fresh & Clean 1,29 euro a pezzo, 2,90 euro le Tabs Prill 30 pezzi, quindi un prezzo super, l'amido per i gemelli 1,59 euro, l'ammorbidente dolci coccole felce azzurra 99 centesimi, 2,29 euro questo Neutromed al cocco che non ho mai provato e sono molto curiosa, la pellicola 79 centesimi, i sacchetti per il freezer 99 centesimi e la Z dentifricio più colluttorio per Alex 1,29 euro, l'alluminio 99 centesimi, la, ormai sapete, mia preferita DAC per i WC, 2 a 2,96 euro. Per mio marito, gel doccia shampoo intesa, 1,59 euro. Mia mamma ha preso per Alex a 13,90 euro lo spazzolino elettrico della Oral-B. Ho preso poi le salviette detergenti Lisoform 1,99 euro che utilizzo in lavanderia per pulire lavatrice e asciugatrice. Tieni Alex.
Ho poi preso a 2,79 euro ammorbidente bebè della Vert, è buonissimo il profumo, ve lo consiglio. 1,89 euro il detergente per i piatti, quello come si dice, quello concentrato, che secondo me è molto meglio degli altri. 4,90 euro i sacchettoni dell'immondizia. Ma io amo amici, comprate anche il mio sangue di Roma, il mio di Roma si è andato a dare sangue mio personale prima. Per quanto della cura io vivo troppo buono, questa è la mia scorta personale. Questo ciao amici, è 1,99 euro il deodorante per il signor Conte Dracula. Cosa devo fare io con lui? Mia mamma ha preso per Alex il deodorante della Diadora. Ho poi preso lo spray smack. Io amo Donna Bielorossa, lei è mia Bielorossa, lei dire cosa fare io con lui, ma io è troppo romantico, da? Io bere sangue, scorta, lei è mia Bielorossa, da. Ciao amici! Allora, smack sciogli calcare igienizzante, 1,29 euro in offerta per il bagno, vedremo com'è perché non prendo spesso quel marchio. Ho poi preso, sempre mia mamma ha preso in abbinato per Alex, shampoo doccia e deodorante di Adora, quindi ha fatto questi regali a tutti e tre. Ho preso in offerta 1,69 euro il detergente per i pavimenti igienizzante della Mucchina al limone, che mi piace tantissimo. E ho finito anche l'ultima busta. Ah no, ovviamente non potevo non prendere il fustone di detersivo per la lavatrice, 100 misurini, sì, in offerta 8,90 euro della Dixan. Infine, sempre mia mamma stamattina ha preso, che ora glielo proviamo a Liam, ha preso la coppia di questi cappellini natalizi per i gemelli. Allora, 6-9 mesi è per Nathan e un pelino più grande è per Liam perché è un po' più cicciottino. Infatti questo dovrebbe essere 9-12 e ora glielo misuriamo, vediamo come gli sta. Scusa, se lo sento la mano. Ho visto. Poverino. Eccolo qui, un piccolo aiutante di Babbo Natale. Mia mamma gliel'ha voluto prendere così. Meno male che abbiamo preso questo. Basta, si è stufato. Comunque, questa è tutta la spesa. Come avete visto, è veramente tanta roba. Io adesso lo porto a nanna, anche perché tutto è gibavocciato. Questo è Alex, quindi vi salutiamo tutti e al prossimo video. Ciao!